Io sono Tiziano Clerici, sono di Saronno, sono il delegato per l'area di Varese della società Onlus Europa Uomo, una società che non ha fini di lucro, ma è una società che si mette sul territorio per fornire informazioni, diagnosi precoci nell'ambito e nella sfera di quello che è la problematica della prostata. Noi siamo il gruppo italiano, in effetti Europa Uomo esiste in Europa in 25 paesi, la nostra sede è a Milano in via Beatrice d'Este. Quali sono gli scopi di Europa Uomo? Innanzitutto informare, cioè mettere in condizione il cittadino di avere le informazioni più immediate, più dirette e più attuali possibili rispetto a una materia che di volta in volta mostra degli aspetti innovativi sia nella ricerca sia nelle terapie da applicare. Europa Uomo è presente in tutti questi paesi europei. Le patologie della prostatica nel mondo sono la prostatite, l'ipertrofia prostatica e il carcinoma tumore. Di queste cose poi ne parlerà ampiamente e diffusamente il dottor Fonte, perché la mia veste è solo quella di avere un dialogo laico nei vostri confronti per darvi solo informazioni, perché l'obiettivo che ci poniamo è quello appunto di dare il massimo dell'informazione immediata e la più attenta e attuale rispetto alle notizie che circolano nel mondo medico, e contemporaneamente sostenere il percorso di una precoce analisi per arrivare il più presto possibile all'identificazione di una tematica prostatica. Teniamo presente che il nostro gruppo di lavoro, i due terzi non è ammalato, non ha patologie prostatiche, un terzo degli associati ha invece delle patologie, per cui il nostro gruppo è un gruppo di persone che si mettono a disposizione per informare, cioè non siamo soggetti a dover rincorrere, ma vorremmo poter prima anticipare con delle diagnosi molto precoci. Infatti gli obiettivi che il gruppo si pone è quello di abbassare le soglie di controllo. Ad esempio in America fino a qualche anno fa, ai 50 anni, era la soglia in cui cominciavano i test per i controlli prostatici, adesso in America sono scesi a 40. Noi come obiettivo di sviluppo lavoro, oltre ad allargarci a macchia d'olio sul territorio con l'inserimento di nuovi delegati nelle varie zone geografiche, tendiamo a spingere l'informazione verso i giovani, perché secondo noi prima partiamo e prima arriviamo. Il secondo aspetto su cui lavoriamo tantissimo è quello di fare un'informazione non limitata all'uomo, perché i problemi prostatici sono problemi che poi coinvolgono la coppia, cioè indirettamente il discorso è allargato alla famiglia, per cui l'aspetto della partecipazione familiare delle mogli è fondamentale, perché loro aiutano molto a spingere e ad approfondire, cosa che noi generalmente uomini siamo un po' superficialotti e poi ma sì, poi ci penserò, invece la donna è più puntigliosa, va più a fondo. Ecco, questi sono fondamentalmente i passaggi che noi abbiamo in Europa Uomo. Qui ci sono alcune tabelle che si potrebbero leggere, ma non vorrei tediarvi con numeri e cifre. Direi che la cosa importante è approfondire poi l'argomento col dottor Fonte, perché sarà lui a condurvi in una presentazione più razionale e più precisa rispetto al tema che questa sera il dottore ha individuato in la prostata, funzione, malattie e cure. Al termine terremo uno spazio per poter fare delle domande, per poterci confrontare. Scorro qualche scheda per vedere se c'è qualcosa di significativo, poi io lascerei. Ecco,
leggerei questa scheda perché la nostra missione è diffondere tra gli uomini appartenenti alla fascia di età a rischio la conoscenza delle funzioni del sistema prostata. Si chiama, noi lo chiamiamo sistema prostata perché attorno alla prostata ci sono svariati argomenti che poi coincidono in questo tipo di realtà. La cosa importante è la diagnosi precoce. Informare gli uomini portatori di patologie prostatiche, in particolare del tumore della prostata, delle alternative di cura attraverso articoli, media, eventi, convegni e incontri. Perché la prostata è una brutta cosa che si può prendere con diverse sfaccettature. Per cui il fatto di informare, di essere sempre attenti alle innovazioni e alle ricerche che vengono sviluppate dalla medicina aiutano chi si trova poi nella difficoltà di dire no, cosa faccio, faccio la radioterapia, faccio la chirurgia, cioè ci sono delle problematiche che devono essere sviscerate. L'altro obiettivo importante per noi è rappresentare e tutelare i diritti dei malati e di tutti gli uomini. Ovvio è sensibilizzare tutta l'opinione pubblica, la serata di questa sera serve a noi per poter far veicolare la tematica della prostata anche su un piccolo territorio come può essere quello di Saronno. Evidentemente moltiplicato per n volte, noi siamo una sessantina di delegati in Italia, è chiaro che il numero, i contatti si aprono. Aggiungerei una cosa che in questa scheda non c'è, poi è l'ultima che vi dico. Noi abbiamo una sede molto pratica e funzionale a Milano, via delle Felice d'Este, dove c'è appunto il coordinamento da parte di Maria e di una nuova collega che è appena entrata da poche settimane. La cosa interessante è che il venerdì c'è una specie di porta aperta. Chi è stato coinvolto, ha già avuto dei problemi, si sente in difficoltà? Qui ci sono due soci rappresentanti che sono proprio gli stimolatori. Perché loro, ad esempio, il venerdì si trovano con gli altri amici, discutono, perché c'è quello che si chiude in se stesso, quello che non parla, quello che vuole evitare di far sapere, mentre loro stanno facendo un lavoro proprio di contatto, che per me è una cosa veramente molto molto bella. Grazie. Io mi fermerei qui e lascerei la parola al dottore se pensa di poter partire subito con la sua relazione. Grazie. Grazie. Buonasera, grazie all'associazione, al dottor Clerici per l'invito, grazie a voi per essere venuti. Io sono il responsabile dell'urologia qui dell'ospedale di Saronno e di prostata viviamo e lavoriamo sulla prostata tutti i giorni, da più di 30 anni. Ecco, è un problema ampiamente discusso in questo momento, è uno degli argomenti di cui si parla più frequentemente sui giornali, di cui si discute più frequentemente nei bar, perché coinvolge tanti uomini, se ne discute tanto e soprattutto perché poi alla prostata si associano dei risvolti di vita, come diceva prima il dottor Clerici, anche della vita di coppia, si associa alla paura dell'incontinenza quando si parla di tumore alla prostata, si associa alla paura della disfunzione erettile e tante cose che sicuramente coinvolgono la qualità della vita di chi poi soffre di questa malattia. E anche se se ne parla così frequentemente, così spesso, sulla prostata esiste ancora una non perfetta conoscenza. Spesso non si sa che cos'è, non si sa cosa serve, non si sa dove si trova e non si sa perché una crescita benigna o maligna della prostata determina i disturbi menzionali di cui si soffre. Ecco, questa sera, senza scendere in particolari tecnici che a voi non interessano, cercheremo di parlare di questi problemi, di vedere dove è la prostata, cosa serve, quali sono i principali problemi che una malattia prostatica può determinare. Spero di non essere lungo, di non annoiarvi e soprattutto spero che dopo ci sia un colloquio. Vedo qualcuno che conosco già e spero poi di parlare e di discutere insieme di questi problemi. Ecco, la prostata, questa sconosciuta, che funzioni ha? Dove si trova?
Quali sintomi provoca il cancro della prostata? L'attività sessuale fa male alla prostata? Sono le domande che di solito ognuno di noi si rivolge e di cui si discute tra amici. Ecco, cominciamo a vedere dov'è localizzata la prostata. Ecco, la prostata è questa castagna, questa è la vescica, questo canale scuro è l'uretra, che sarebbe quel canale che porta poi dalla vescica all'esterno la pipì. Vedete, questa uretra, il canale, attraversa la prostata, la circonda. E questo poi spiega perché certe malattie della prostata, chiudendo questo canale, determinano importanti disturbi della menzione. La prostata, questa ghiandola, fa parte dell'apparato genitale maschile, non fa parte dell'apparato urinario, dell'apparato genitale maschile. E a cosa serve la prostata? Serve per produrre il liquido seminale. Il 50% del liquido seminale maschile viene prodotto dalla prostata. Un altro 30-40% viene prodotto dalle vescicole seminali, che sono queste strutture dietro la prostata in cui si accumulano gli spermatozoi. Quindi cosa succede? Il testicolo produce gli spermatozoi. Una volta prodotti gli spermatozoi dal testicolo, attraverso queste vie seminali, sarebbe l'epididimo, il deferente, vengono accumulati nelle vescicole seminali. Se non ci fosse il liquido seminale prodotto dalla prostata e dalle vescicole seminali, la vitalità di questi spermatozoi non andrebbe oltre qualche ora. Per cui, una volta accumulati, morirebbero nel giro di pochi momenti, di poche ore. E questo con conseguente sterilità e problemi di sterilità per l'uomo. Quindi la ghiandola prostatica è una ghiandola essenziale per permettere all'uomo di essere fecondo. Chi soffre di una rarissima malattia ereditaria che non porta allo sviluppo della prostata è sterile, non può avere figli. Un altro concetto che volevo accennare è che la prostata si sviluppa sotto lo stimolo dell'ormone maschile, il testosterone. La prostata si forma nell'embrione maschile e resta ferma fino alla pubertà, perché fino alla pubertà l'uomo non produce testosterone, quindi manca l'ormone che determina lo sviluppo della prostata. La prostata cresce dopo la pubertà sotto lo stimolo del testosterone. E teniamo a mente il rapporto tra testosterone e prostata, perché questo rapporto poi viene utilizzato anche nelle terapie delle principali malattie prostatiche. Quindi abbiamo detto che serve per produrre le secrezioni, il liquido seminale, ed essendo localizzata pure la prostata, abbiamo visto, intorno all'uretra, serve anche per permettere una menzione valida. Un'alterazione della forma della prostata si ripercuote necessariamente sulla menzione. Quali sono le principali malattie della prostata? Ne aveva già accennato il dottor Clerici. Le malattie più frequenti della prostata sono le prostatiti, che sono le malattie infiammatorie della prostata, che si possono avere anche in età giovanile. Poi c'è l'ipertrofia prostatica, che è una crescita benigna della prostata ed è praticamente una situazione che è presente in tutti gli uomini dopo i 45 anni. E infine c'è il cancro della prostata, di cui si parla tanto adesso. Cominciamo a vederne una alla volta. Vediamo prima la prostatite. Bravo. Ecco, la prostatite è un'infiammazione acuta, oppure, se non riesce a guarire e si ripete frequentemente, cronica della ghiandola prostatica. È una malattia che, come abbiamo detto, è frequente nei soggetti giovani, però è anche presente negli anziani,
In Italia ci sono circa 3 milioni di pazienti con prostatite, il 20% delle diagnosi di prostatite acute viene eseguita, viene svolta negli ambulatori di urologia. Nella insorgenza e nella cronicizzazione della prostatite è importante il ruolo dello stile di vita, che poi vedremo. Allora, la prostatite. Questa è la classificazione proposta da un'associazione internazionale. Si distingue, abbiamo visto, prostatite acuta batterica, quando a determinare l'insorgenza della prostatite sono dei germi. Possono essere batteri, virus o funghi. La prostatite cronica batterica, quando si ripete periodicamente, non si riesce a debellarla. La prostatite cronica, quando spesso ci sono questi disturbi irritativi menzionali, però non si riesce mai a mettere in evidenza dei germi. Si mettono in evidenza dei leucociti e delle altre sostanze infiammatorie, però non dei germi. E infine, questo è un capitolo molto vasto, si parla di prostatite infiammatoria asintomatica, in cui non si riesce a trovare né germi né segni umorali di infiammazione, però ci sono dei disturbi menzionali importanti e periodici. E spesso questo è un grosso problema di terapia, perché non si sa come curare queste malattie. Non sono indicati antibiotici, non sono indicati antinfiammatori, non si sa come gestirli. Adesso vediamo un pochino come insorgono, come vengono le prostatite acute batteriche. Ecco, nelle prostatite acute batteriche possiamo distinguere le infezioni da germi a trasmissione sessuale. Sono le infezioni prostatiche che vengono dopo rapporti sessuali non protetti. Di solito sono sostenute da due virus, la clamidia e il micoplasma. Sono due virus che vivono nell'uretro, vivono in vagina e si trasmettono nei rapporti sessuali. Quando l'uomo viene a contatto con la clamidia o il micoplasma, attraverso l'uretra, questo canale, arriva nella prostata e dalle prostatite a trasmissione sessuale. Quello che conta è pensare all'esistenza di queste infezioni, perché sia la clamidia, sia il micoplasma, sia la candida, che è l'altro fungo che dà l'infezione a trasmissione sessuale, nelle comuni colture non vengono cercate. Quindi bisogna scrivere sull'impegnativa ricerca di clamidia, ricerca di micoplasma, ricerca di candida, perché diversamente i comuni esami di laboratorio non evidenziano questi germi, e non evidenziandoli poi non si dà l'antibiotico corretto, perché servono degli antibiotici mirati per risolverli. Se invece si riesce a evidenziarli, la cura è abbastanza agevole, perché esistono gli antibiotici specifici. Ecco, poi ci sono tutte le prostatite non a trasmissione sessuale. Ecco, possono essere il germe che più frequentemente è coinvolto in queste infiammazioni e l'Escherichia coli. L'Escherichia coli, che è un germe che normalmente si trova nell'intestino, nell'intestino non dà nessun problema, perché è un germe saprofita che vive normale nell'intestino senza dare problemi. Quando passa attraverso delle connessioni linfatiche o attraverso il sistema vascolare nelle vie urinarie, può dare le prostatite acute batteriche, che sono delle infezioni che clinicamente danno dei segnali importanti, danno la febbre a 40, brividi forti, forti bruciori menzionali, dolori ad urinare importanti, danno una sintomatologia molto molto importante. Fra le cause che possono determinare queste prostatite batteriche non a trasmissione sessuale c'è una alterazione del sistema vascolare periprostatico, una congestione che si verifica qui sulle vene, sulle arterie della prostata, e porta a un edema, a un rigonfiamento, e questo rigonfiamento è un ambiente ideale per la localizzazione e per lo sviluppo dei germi. Ecco, poi abbiamo detto che l'Escherichia coli, che è il germe che più frequentemente si trova in queste infezioni prostatiche, vive normalmente nell'intestino.
ci sono delle connessioni, cioè c'è un rapporto di vicinanza tra l'intestino e la prostata, ci sono delle connessioni di vasi linfatici e di vasi sanguigni che a volte facilitano il passaggio delle Escherichia coli dall'intestino alla prostata e qui danno le prostatite acute batteriche importanti che abbiamo visto. Ecco, poi una situazione che favorisce in maniera importante l'insorgenza delle prostatite acute batteriche non a trasmissione sessuale è il coito interrotto. Il coito interrotto è una pratica sessuale deleteria per l'uomo, perché porta a un edema, a un rigonfiamento della prostata e delle vescicole seminali. Abbiamo detto che questa congestione, questo rigonfiamento è poi un ambiente ideale per lo sviluppo dei germi. Come si fa la diagnosi di prostatite? Si fa innanzitutto con la clinica. Abbiamo detto che dà dei segni tipici. Può dare la febbre a 40, una febbre settica, quindi con brividi forti, sudorazioni profuse, e poi dà dei disturbi menzionali irritativi. Da bruciore ad urinare, dolore ad urinare, fare la pipì è una sofferenza. Voglia di urinare ogni 5 minuti, a volte incontinenza urinaria. È fondamentale per fare la diagnosi, è importante l'esplorazione rettale. L'esplorazione rettale è una pratica, è un modo di visitare la prostata fondamentale. Senza questa manovra la prostata non può essere apprezzata. Ecco, poi si fanno tutte le culture sulle urine, sullo sperma e in particolare si fa il test di Stamen. Questo test è una forma particolare di raccolta delle urine del mattino, per cui al mattino quando uno si alza i primi 10-15 cc di urina vengono raccolti in un recipiente sterile, poi il mito intermedio in un altro recipiente. La parte iniziale della pipì è espressione di un'infezione che proviene dall'uretra. Questa, la presenza di germi in questa urina intermedia è espressione di un'infezione che può venire dalla vescica. A questo punto si deve fare un'esplorazione rettale. Se dall'esplorazione rettale esce fuori del secreto, si raccoglie il secreto e si manda per un esame culturale. Se non esce secreto, si fa urinare dopo il massaggio prostatico e quest'urina, la presenza di germi, quest'urina testimonia la presenza di germi nella prostata ed è fondamentale per la diagnosi di prostatite. Ecco, come si cura la prostatite? È chiaro, i farmaci fondamentali sono gli antibiotici. Gli antibiotici vanno scelti sulla guida dell'antibiogramma per scegliere l'antibiotico più efficace in rapporto al germe presente nelle urine e abbiamo detto che se non si fa la ricerca di tutti i germi, quindi delle clamidie, dei micoplasma, dei funghi, spesso poi non si riesce a scegliere l'antibiotico che è efficace nel trattamento della prostatite. E poi è importante la correzione dello stile di vita. E qui vediamo cosa si propone. L'alimentazione. È chiaro che chi ha la prostatite il peperoncino non è indicato, come non è indicato l'uso di alcolici, l'uso di cibi piccanti, di salumi, di alcol e di eccessivo caffè. Quindi un buon regime di vita è fondamentale per la risoluzione della prostatite. È importante bere 2 litri di acqua al giorno, non serve fare i carichi d'acqua, a berne al mattino 2 litri d'acqua, nella giornata, perché bere al mattino 2 litri d'acqua è un carico d'acqua che può essere utile nella fase di espulsione dei calcoli, ma in questi casi serve invece una diuresi abbondante, continua, perché uno dei rimedi che favoriscono l'eliminazione dei germi è lavare le vie urinarie, fare un wash out, cioè pulire le vie urinarie con l'acqua. E berne tanta è il modo più efficace per pulire le vie urinarie. E pulendo le vie urinarie si buttano fuori i germi. Regolarizzare la funzione intestinale, la stitichezza e la diarrea sono dei fattori che possono favorire l'insorgenza della prostatite. E poi avere un'attività sessuale regolare, sia l'astinenza,
sia l'abuso sia il coito interrotto sono delle pratiche da evitare, perché sono fattori che abbiamo visto condizionano pesantemente l'insorgenza delle prostatiti. Praticare attività fisica, la corsa, il nuoto, evidentemente ridurre l'uso delle moto, delle biciclette. Perché? Perché la bicicletta o la moto, il motocross o la moto normale, cosa fa? Determina dei microtraumi sul sellino del perineo. Il perineo a contatto con la prostata, questi microtraumi, certo, se uno fa un chilometro non succede niente, però c'è chi fa 50-70 km in bicicletta, sicuramente avrà 3 ore di microtraumi ripetuti sulla prostata, e questo poi determina, peggiora la congestione e quei fenomeni che abbiamo detto favoriscono l'insorgenza delle prostatite. Scusi dottore, prima di tutto grazie perché sta dando delle lucidità meravigliose. La prostatite è già una patologia? È e questa si presenta sempre prima dall'ipertrofia? Sono due cose differenti. L'ipertrofia è una crescita benigna della prostata e può essere anche asintomatica, non dare nessun disturbo. La prostatite invece è una malattia infettiva della prostata, legata alla presenza di germi che abbiamo visto, che possono essere germi banali, germi trasmessi sessualmente, oppure l'Escherichia coli, il Proteus, lo Pseudomonas, un sacco di germi. Però la prostatite è una malattia acuta della prostata, può essere acuto o cronico. L'adenoma è una crescita benigna, cioè l'ipertrofia, come ha detto lei, è una crescita benigna della prostata che spesso, anzi nella maggior parte, io penso che se qui siamo sopra i 50 anni abbiamo tutti l'ipertrofia prostatica benigna, non tutti abbiamo disturbi legati all'ipertrofia prostatica benigna. E quando adesso parleremo dell'ipertrofia prostatica benigna vedremo che se l'ingrossamento della prostata non ostruisce l'uretra, non impedisce uno svuotamento vescicale normale, non dà nessun problema e uno vive fino a 300 anni felice e contento con la sua ipertrofia prostatica senza prendere né farmaci né fare cure. Quindi sono due situazioni, la prostatite e l'ipertrofia, due malattie differenti della prostata. Può a volte associarsi, perché un'ipertrofia prostatica ostruente, quando impedisce uno svuotamento normale della vescica, può essere un fattore che favorisce poi l'infezione, l'insorgenza di una prostatite, però sono due cose differenti. Può chiedere, dottore, la prostatite è già un inizio di un tumore? No, è una malattia infiammatoria. Qualcuno sostiene, però ancora non ci sono prove evidenti di questo, che la prostatite cronica può essere un fattore che favorisce l'insorgenza del carcinoma della prostata. E quando poi parleremo di regime di vita, di prevenzione del carcinoma, si vede come certe sostanze che favoriscono poi l'insorgenza del carcinoma lo fanno perché fanno venire le prostatite in età giovanile. E per questo quando si vuole fare prevenzione, prima diceva il dottor Clerici che bisogna coinvolgere i giovani, se si vuole fare prevenzione, ma la prevenzione primaria del carcinoma della prostata, bisogna partire da 20 anni, perché le abitudini di vita che prevengono il carcinoma della prostata non ha senso adottarle a 60 anni. La famosa visita militare. No, ma sono più abitudini alimentari, stili di vita che vanno assunti a 20 anni. Un tipo di alimentazione che uno assume a 20 anni previene l'insorgenza del carcinoma della prostata. Quando parleremo del carcinoma vedremo, ci sono dei dati di epidemiologia che ci hanno fatto capire tante cose sul carcinoma della prostata. È risaputo per esempio che in Giappone la diffusione del carcinoma della prostata è molto più bassa rispetto a quello che si verifica nell'Europa occidentale. E anche nell'Europa occidentale, nei paesi del nord, l'incidenza del carcinoma della prostata è maggiore rispetto a quello che si verifica nei paesi del sud, perché le abitudini alimentari, che non uno ha a 50 anni, ma che comincia già a 10 anni, 15 anni,
favoriscono, riducono l'incidenza del carcinoma della prostata, e poi vedremo attraverso quali meccanismi. Andiamo avanti. Una domanda. Quando si parla appunto di antibiotici specifici, ecco, c'è il caso che le persone alcuni siano intolleranti a certi antibiotici. Cioè, la gamma è ristretta o è abbastanza ampia? No, è abbastanza ampia. Cioè, soprattutto negli episodi, nei primi episodi, il germe è sensibile tantissimo. Tant'è vero che se voi avete esperienze di urinocultura nell'antibiogramma, testano quel germe con numerosi antibiotici e la maggior parte CS, sono sensibili. Certo, se poi nelle infezioni croniche o quando le infezioni sono sostenute da malformazione congenite, quindi che è uno stimolo perenne all'infezione, insorgono resistenze nei germi e gli antibiotici disponibili sono di meno. Ma nei primi episodi la disponibilità di antibiotici è ampia, quindi c'è una possibilità di scelta notevole tra i vari antibiotici. Io non ho mai avuto prostatiti, però sono stato punto da una zecca. Mi ricordo, me l'ha detto. L'antibiotico specifico, io ero intorno... È stato sfortunato perché quella zecca era sensibile solo per l'antibiotico. Bene. Ha parlato di caffè, dottore, non è che io sia un divoratore, ma è l'abuso, ma guarda che in tutte le alimentazioni, poi anche quando è l'abuso, l'uso moderato è la quantità. È la quantità. Okay. Adesso allora passiamo all'ipertrofia. Ecco, l'ipertrofia è la malattia di cui io penso che qui se siamo 25 uomini, 25 abbiamo l'ipertrofia prostatica benigna. L'ipertrofia. Perché le donne non hanno la prostata. Per nostra sfortuna, perché se aveste anche voi la prostata noi lavoreremmo il doppio. Tutti lo sanno. Non scherzo. Sì. Ho detto che la prostata è una ghiandola dell'apparato genitale maschile, non dell'apparato genitale della femmina. Perché le donne non fanno gli spermatozoi, quindi non devono alimentare. Ecco, allora, ipertrofia prostatica benigna segnala una crescita della prostata. Questa è l'anatomia. Ecco, vedete questo? E questa è la vescica. Questi tubicini dietro sono gli ureteri che portano la pipì dal rene sinistro, dal rene destro. Questa è la vescica, che è un serbatoio in cui la pipì si accumula. E questo è il canale che porta all'esterno la pipì. Questa è una prostata normale e vedete come la via urinaria è bella libera. Nel momento in cui la vescica da serbatoio si trasforma in una pompa che deve portare all'esterno la pipì, basta una minima contrazione, basta un minimo lavoro da parte della vescica e la pipì va fuori, esce all'esterno. Invece questa è la situazione anatomica di una ipertrofia prostatica benigna occludente. Vedete come le vie urinarie sono bloccate. È chiaro che la vescica che deve spingere l'urina all'esterno fa fatica. Se in questa situazione, al momento della minzione, noi registriamo la pressione che c'è qui, registreremo una pressione di 15-20 cm d'acqua, qui registriamo 80-90 cm d'acqua. Quindi deve fare un lavoro notevolmente superiore a questa situazione di normalità. E questo poi porta a tutte le modifiche della parete. Quando noi, forse qualcuno di voi, se ha la prostata, ha sentito parlare di vescica da lotta. La vescica da lotta significa questo ispessimento della parete, che si verifica perché le pressioni all'interno della vescica sono molto più alte. È la stessa cosa che per esempio il cuore subisce negli ipertesi, c'è l'ipertrofia del miocardio, cioè un ingrossamento del cuore perché deve fare un lavoro più alto per spingere il sangue in un ipertesi. La stessa cosa si verifica nella vescica. E questo poi determina quei disturbi menzionali irritativi, cioè la voglia di urinare spesso, il bruciore, i fastidi che poi vedremo. Quindi per ipertrofia prostatica benigna si intende una crescita benigna
della prostata che si realizza in tutti gli uomini, diciamo nel 100% degli uomini dopo i 45 anni. Perché si realizza? Ancora è un mistero. Probabilmente ci sono delle modifiche locali, ormonali, del meccanismo di azione del testosterone che abbiamo visto è fondamentale, che porta a questa crescita notevole delle dimensioni della prostata. È una patologia tipica dell'età adulta dell'uomo. Il 40% degli uomini tra i 50 e i 60 anni soffre di questi problemi, il 90% degli uomini sopra gli 80 anni. Ecco, questa è una curva che dimostra, paragonando la percentuale di uomini e l'età, e vedete come a 40 anni l'incidenza è bassa, però poi va aumentando man mano che aumentano gli anni. Negli Stati Uniti si pensa che ci sono 5 milioni di uomini affetti da ipertrofia prostatica benigna. Ecco, questo però non deve allarmare, non significa che dovranno fare 5 milioni di interventi, perché abbiamo già detto che spesso l'ipertrofia prostatica benigna è asintomatica e quindi non va trattata. Si pensa che la percentuale di prostate da trattare è di un 18%, di ipertrofie prostatiche è di un 15-18%, quindi la maggior parte delle ipertrofie non è da curare, non è da trattare perché è asintomatica. Perché il numero dovrebbe duplicare? Come? Perché il numero sotto dovrebbe duplicare? Perché aumenta l'età media, perché aumenta l'età media. Prima si moriva, sì, perché aumenta l'età media. E... Allora, quali sono i disturbi più importanti, più frequenti dell'ipertrofia prostatica? Abbiamo detto che l'ipertrofia prostatica benigna dà soprattutto disturbi della menzione, perché abbiamo visto come altera l'anatomia delle basse vie urinarie e questa alterazione dell'anatomia, cioè della struttura, della conformazione delle vie urinarie, poi si traduce in questi disturbi. Pollachiuria, che significa? Pollachiuria significa aumentata frequenza menzionale. Quando voi andate dall'urologo, l'urologo vi chiede ogni quanto fai la pipì, perché normalmente uno fa 3, 4, 5 menzioni in una giornata. Chi soffre di adenoma della prostata sintomatico ha un'aumentata frequenza menzionale diurna e notturna, ci si alza 2, 3, 4 volte di notte a fare la pipì in rapporto alla gravità dell'ostruzione, mentre normalmente uno fin quando non ha questi problemi di notte dorme tranquillo tutta la notte. Ecco, la nicturia è un'aumentata frequenza menzionale notturna. Evidentemente l'entità di questi disturbi è variabile, dipende dalla gravità dell'ostruzione e dai sintomi irritativi che determinano a livello vescicale. Anche l'urgenza menzionale, cioè uno sente lo stimolo a fare la pipì, non riesce a trattenerlo come succede normalmente, deve correre perché c'è il rischio di un'incontinenza da urgenza. Cioè uno sente uno stimolo così impellente che non riesce ad inibirlo e perde gocce di urina. Uno dei, invece, questo è un sintomo iniziale di crescita di adenoma, di ipertrofia prostatica benigna ostruente. Cosa significa? Che uno sente lo stimolo di fare la pipì, va a fare la pipì e deve aspettare perché venga fuori l'urina. Questo perché la dinamica menzionale, cioè l'apertura del collo vescicale dell'uretra, non è molto precoce quando si ha l'ipertrofia. L'ipertrofia prostatica benigna ostacola l'apertura del collo vescicale. Ecco, l'altro segno di un'ipertrofia prostatica benigna, il segno iniziale, è il getto debole. Il getto debole, l'entità di questa ipovalidità del getto è variabile, e uno nota, di solito dicono quando vengono da noi: non posso più fare le gare a chi lancia più lontano, e si arriva anche a farsi la pipì sui piedi. È come quelle condotte d'acqua ostruite che impediscono lo scorrimento dell'urina normale.
il flusso intermittente è un altro segnale, cioè uno inizia la pipì, poi si ferma, poi spinge con la pancia e la riprende, perché c'è sempre questa ostruzione, l'ipertrofia prostatica benigna chiude l'uretra, impedisce l'apertura perfetta del collo vescicale e si alterano i meccanismi della menzione. Ecco, lo sgocciolamento finale è l'altro segnale iniziale della prostata, uno va, fa la pipì, alla fine della pipì non si ha un'interruzione netta del getto, sgocciola e ci impiega qualche secondo perché cessi la menzione. Ecco, come si fa la diagnosi? Ecco, già i sintomi orientano verso una patologia. L'età del paziente, se viene uno di 20 anni che ha quei disturbi che abbiamo accennato prima, non pensiamo all'ipertrofia prostatica, pensiamo ad altre cose. Se viene un uomo di 50 anni con quei disturbi, si pensa subito all'ipertrofia prostatica. E poi evidentemente c'è tutta la parte, c'è la visita urologica, l'esplorazione rettale. L'esplorazione rettale in urologia è fondamentale. Senza questa visita non si fa diagnosi di prostatite acuta, non si fa diagnosi di adenoma della prostata, non si fa diagnosi di carcinoma della prostata. È una manovra che permette di mettere il dito direttamente a contatto della prostata e quindi si riesce ad apprezzarne tutte le caratteristiche, le dimensioni, le caratteristiche della superficie, la consistenza, la dolorabilità, sono tutte nozioni fondamentali per poi fare diagnosi delle malattie della prostata. Ecco, fra gli esami che sono considerati importanti e che sono consigliati come approccio diagnostico di primo livello è considerare il PSA, la visita urologica, il PSA e l'esame delle urine. Il PSA sapete tutti che è una proteina che viene prodotta dalla prostata, la analizzeremo un po' più dettagliatamente quando parleremo di carcinoma della prostata. La cosa da chiarire subito è che il PSA è una proteina che viene normalmente prodotta dalle cellule ghiandolari prostatiche. Se nel liquido seminale anche di un giovane di 20 anni dosiamo il PSA è presente in quantità discrete. Però la caratteristica del PSA è che non deve attraversare le membrane delle ghiandole prostatiche, non deve passare nel sangue. Quando passa nel sangue è perché a livello della prostata e delle ghiandole prostatiche c'è un'alterazione della parete. Si aprono come delle finestre e attraverso queste finestre la proteina va in circolo, va nel sangue. Non è specifica questa finestra del carcinoma della prostata o dell'adenoma o della prostatite. Qualsiasi malattia della prostata apre queste finestre e il PSA va in circolo. E quindi non serve per fare diagnosi di carcinoma, di adenoma o di prostatite. È una spia che noi andiamo a cercare e se è accesa perché è sopra i valori di normalità ci dice pensa che c'è qualche problema a livello prostatico, sta a te capire qual è questo problema. Se fosse il marcatore di una specifica malattia sarebbe molto più semplice per tutti, faremmo il PSA e sapremmo qual è la malattia, invece non è così. Se c'è qualcuno che vuole fare domande ci fermiamo subito. Il PSA, dottore, ma il PSA è un piccolo segnale, è una spia. Come ci hanno insegnato i suoi colleghi di Milano, eccetera, eccetera. PSA attualmente nella urologia è come si dice, è una spia. Che ti dice attenzione. Non ti allarmare. No, significa vai a cercare qual è il problema. Che qui dovrebbe rientrare immediatamente, non lei, mi scusi adesso, però il medico di base. Ma adesso sul PSA c'è una cultura. Una cultura diffusa, il medico di base perché, è afferratissimo sul PSA. Perché da medico di base, perché non hanno. Vi posso raccontare un fatto che mi è successo ieri? Ieri dal mio studio è venuto un uomo del 48 con 250 di PSA. Con 255,8 di PSA. Un uomo di 64 anni, che da 2 anni. Aveva disturbi menzionali importanti, non è colpa del suo medico di base perché lui pensava domani mi passano, quando è andato dal suo medico di base
l'ha fatto subito il PSA e subito dopo l'ha mandato da loro. Però, ecco, non è un, cioè nemmeno in questo caso che ha 250 di PSA si può dire con certezza che c'è un carcinoma della prostata. Sicuramente al 99,9% c'è, perché quando supera i 20 le probabilità sono tante, o di una prostatite o di un carcinoma, però ecco, 255 nanogrammi millilitro di PSA, io ho visto ieri un paziente che però aveva 64 anni e non l'aveva mai fatto. È per questo che poi quando parleremo di diagnosi precoce... Volevo soltanto aggiungere per contro che il nostro presidente, che è un paziente in quanto presidente, aveva zero e aveva un tumore. Sì, cioè ecco, il carcinoma c'è un 10%, sì sì, ma poi li vedremo questa situazione. Il 10% dei carcinomi della prostata hanno un PSA normale. Zero no, ma 2, 2,5, 3. Quindi non è assolutamente un marcatore di carcinoma della prostata. In questo momento no. Eh? Marcatore di carcinoma no, ma di malattia, di prostata, sì, di malattia prostatica generale. Ecco, io sono d'accordo con quello che stava dicendo, perché io sono arrivato da lei proprio col passaparola, sì, perché sentendo un amico che era stato operato, ho chiesto al mio medico di mettermi tra gli esami, facevo di routine il PSA, e sì, lui sì, si è accorto che ha già sia 70 anni, forse bene fatto. Come si è accorto? Cioè, sì, sì, dire, questo, sto a quello che anche, all'inizio. Sì, ma poi vedremo quando parleremo di PSA, vedremo che anche la frequenza con cui si deve fare il PSA varia in rapporto, cioè uno a 45-48 anni il PSA lo deve fare. Un conto è a 0,1, un conto si ha 2, se ha 0,8 a 45 anni lo può ripetere dopo 5-6 anni. Se ha 4, 3, 5, cioè se borderline, lo deve tenere sotto gestione. Li vedremo tutte queste cose.